Neo sindaco di Treviso, pronto a presentare lunedì la nuova giunta, diverse le questioni da affrontare. 169 evasori totali, 70 imprenditori denunciati per lavoro nero, 70 furbetti dei ticket, sono alcuni dati della Guardia di Finanza. Lotta alla prostituzione, i trans fanno ricorso al giudice di pace contro le multe del sindaco, costretto a fare retromarcia. Anche la canapa light pericolosa, secondo il Consiglio Superiore della Sanità, che ne sconsiglia la vendita, l'opinione nel trevigiano. Buonasera, di nuovo in diretta con TG Treviso. Iniziamo subito con il neo sindaco Conte, che annuncerà a breve la nuova giunta e poi attacca l'ex sindaco Manildo. Lunedì alle ore 12 vi aspettiamo tutti, da martedì si comincia a lavorare. A due settimane esatte dal voto, lunedì 25 giugno, la presentazione ufficiale della squadra di assessori che affiancherà il sindaco Conte. Giunta è prontissima, quattro uomini, quattro donne, bravissimi professionisti, gente motivata. Sulla scrivania del primo cittadino ad attendere ogni assessore grossi fascicoli di documenti. C'è molto da fare, spiega Mario Conte. Da martedì tutti al lavoro. E tra le questioni che dovranno essere affrontate dalla nuova giunta, alcuni nodi lasciati in eredità dalla passata amministrazione. A partire da... Abbiamo un'eredità di 400 alberi morti da abbattere, che sono anche un pericolo per i nostri cittadini e per la sicurezza stradale. Forse per paura dell'opinione pubblica erano stati lasciati nel cassetto, adesso con responsabilità bisognerà decidere cosa fare. Noi fortunatamente abbiamo anche già inserito nel nostro programma un ricco piano di piantumazione di nuove piante che andrà a colmare, anzi a raddoppiare appunto questi abbattimenti. I dati della Guardia di Finanza, che ha scoperto nel trevigiano 169 evasori totali. 169 e 17, e poi 70, 66, 320, 77. Non sono numeri da giocare, tutt'altro. Qui non si vince nulla, anzi, qui si perde. Ci perde lo Stato e quindi ci perde il cittadino. Sono i numeri dell'evasione fiscale, delle irregolarità nel mercato del lavoro, dello spreco e degli illeciti nella spesa pubblica. I numeri messi nero su bianco dalla Guardia di Finanza di Treviso nel giorno in cui celebra il 244esimo anniversario della fondazione del Corpo. Ma come sempre accade per le fiamme gialle, la festa lascia subito lo spazio a un bilancio di attività che nel 2017 e nei primi mesi del 2018 ha visto confermare la piaga, o meglio, le piaghe. Scoperti 169 evasori totali che hanno sottratto al fisco 17,2 milioni di euro. 254 le indagini che hanno portato a 257 denunce e 10 arresti per reati fiscali. Sequestrate disponibilità patrimoniali e finanziarie per 2 milioni e chiesto il sequestro per altri 120 milioni per frodi fiscali. Nessun settore immune, dalla ristorazione, all'edilizia, al commercio. Un reato legato spesso a doppio filo con l'uso di lavoratori irregolari o in nero. 372 quelli scoperti, più di uno al giorno, con 70 imprenditori denunciati. E ancora, gli illeciti pubblici. 66 persone segnalate alla Procura della Corte dei Conti, con le fiamme gialle impegnate a chiedere per questi il sequestro di patrimoni illeciti per 3,3 milioni. E come dimenticare i furbetti del ticket sanitario, 70 quelli scoperti, altri 14 soggetti denunciati per aver ottenuto illecitamente prestazioni sociali agevolate. E che lo spettro infine della criminalità organizzata sia molto concreto lo testimoniano i 600.000 euro di beni sottratti alle mafie, con sequestri proposti per altri 3,3 milioni che hanno coinvolto 34 persone e 5 persone giuridiche. Mentre la lotta al riciclaggio di denaro sporco ha portato alla denuncia di 17 persone riferite a 1,2 milioni di euro. Cifre che colpiscono come proiettili il corpo sano dell'economia della Marca, ferendolo e spesso uccidendolo. È per questo che l'impegno delle fiamme gialle continua senza sosta. Adesso parliamo di prostituzione. I trans che lavorano nella zona di San Fior fanno ricorso al giudice di pace contro le multe decise dal sindaco e lui è costretto a fare marcia indietro. Prostituzione stop alle multe. La decisione arriva dal primo cittadino di San Fior, Gastone Martorelle, costretto a fare marcia indietro sulla vicenda delle sanzioni inflitte a prostitute transessuali che battono lungo le strade del suo comune. Due viados hanno fatto ricorso al giudice di pace considerando le accuse a loro rivolte un abuso di potere da parte del comune. Per evitare sborsi, il sindaco ha deciso di fare retromarcia e affidare il caso alla prefettura. È una fregatura per il cittadino che a me chiede di agire, ma io non ho gli strumenti. Mi vergogno, afferma Martorelle, preoccupato per il decoro della sua città. Ora che la regolamentazione comunale sulla prostituzione non è più in vigore, le strade di notte verosimilmente si ripopoleranno di lucciole clienti. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità la cannabis light è pericolosa. I negozianti che hanno aperto i negozi appunto dove vendono questo prodotto per il momento non si dicono preoccupati.
La cannabis light potrebbe essere pericolosa, così si è espresso il Consiglio Superiore della Sanità, mettendo di fatto a rischio la vendita della canapa con un bassissimo contenuto di THC. Ma nel negozio Moxa di via San Francesco a Treviso, che ha aperto i battenti da pochi mesi, nessuna preoccupazione. Si è espresso, per cui ha detto un parere. Hanno detto potrebbe essere dannosa, ma ciò non toglie che non dicano che non lo è. Ora, di fronte al parere del Consiglio Superiore della Sanità, i gestori dei negozi di cannabis light attendono una regolamentazione. Attendiamo anche noi che ci sia una legge che regolamenta tutto quanto. E come accade spesso di fronte a certe tematiche, anche i cittadini si dividono. Lo trovo molto più efficace di tante altre cose chimiche che si danno. Tutta onestà, io sono assolutamente favorevole. La provo per dei dolori, la mal di testa, cervicali, dormo bene, mi rilassa e quindi sono favorevole. Credo che il parere debba essere dato dai medici, che sono i competenti in materia, non sull'onda di liberalizziamo tutto, proibiamo tutto. Mi affiderei ai medici, alla scienza. Ci fermiamo qui, grazie per la vostra cortese attenzione, buon proseguimento di serata.